Adesso proviamo a giocare un pochino con questi animaletti. Sono degli abitanti di questo paese fantastico che si chiama Numerandia e loro sono amici di un contadino che si chiama Contadino, si chiama Dino, Contadino, che lui si occupa e si prende cura un po' di tutti questi animaletti. Adesso la prima cosa che facciamo è quello di vedere se riesce a trovarli tutti all'interno del tabellone. Bravissimo. Allora, vediamo un pochino se riconosci, o meglio, se conosci tutti questi animali. Questo è? Che animale è? Giallo. Un uccellino. Questo un? Con le piume tutte colorate. Cos'è? Un pa... Ma che bello. Un Pappagallo. pappagallo. Associamo sempre all'animaletto. Come vedi, dietro ad ogni animale si nasconde un Oddio. numero. Vediamo un pochino se questi numeri li riconosci. Questo è il Uno, numero 1. due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissimo! Adesso proviamo ad associare ad ogni animal numero il suo numero. Molto bene, adesso proviamo a fare un altro gioco. Giriamo il tabellone, attenzione, e ti chiedo di collocare gli animal numeri in maniera diversa. In questa parte del tabellone i numeri, o meglio gli animal numeri, che guardano a sinistra. Nella parte centrale gli animal numeri che ti guardano, quindi che guardano davanti. E da questa parte gli animal numeri che guardano me, quindi a destra. Vai! Ok, guarda un pochino bene il pappagallo dove guarda. Guarda te, eh? O guarda di là. Bravissimo. E l'uno dove guarda? Dove ha la faccia girata? Guarda, musino. Perfetto, bravissimo. Quindi di qua i numeri che guardano a sinistra, quelli che guardano davanti e quelli che guardano verso di me Barcellona, a destra. Allora, tu devi sapere, Andrea, che a Numerandia, come ti dicevo prima, c'è il contadino Dino che ogni giorno deve dare da mangiare agli animal numeri. Ovviamente, in maniera un po' simpatica, il contadino dà agli animali degli zuccherini, che sono di forma, diciamo, forma di cubetto. Detto questo, quanti cubetti darà ad ogni numero? Quanti? E dice il numero. Quindi se noi abbiamo il numero 0, quanti cubetti? zero, Zero. Se abbiamo il numero 1, quanti? uno, Uno. Ok, bravissimo, due, hai tre, capito quattro, quello che sette, ti sto otto, dicendo. nove, Detto questo, attenzione, perché gli animal numeri vogliono la mangiatoia, quindi la ciotola dove mangiano, nella direzione dove mettono la loro faccia, il loro faccino. Quindi, se noi pensiamo al numero 0, tu la mangiatoia dove la collochi? A sinistra, a destra o centrale, davanti? davanti. Davanti, mettila davanti. Bravissimo. Se io, per esempio, ti dico diamo da mangiare all'uccellino 3, dove la metti la mangiatoia? Bravissimo. Adesso proviamo a fare quello che il contadino Dino fa. Quindi prendi gli zuccherini da uno e li distribuisci Sopra il bianco. sopra al bianco che è la posizione della pappa. Devi sapere che dopo che il contadino Dino ha dato da mangiare agli animali, dal laghetto arriva Cocco Furbillo. Cocco Furbillo è il coccodrillo, eh? Di Numerandia. Lui sente il profumino degli zuccherini ed esce dal laghetto perché lui è un grande golosone. E allora che cosa fa? Esce e inizia a guardare tra le mangiatoie e
e inizia a metterle a confronto. Adesso aspetta, vediamo un attimino. Non so quale prendere. Allora, vediamo. Questo è possibile. Se parte e passa e arriva tra la mangiatoia dell'1 e la mangiatoia del 5, quale mangiatoia, dove preferisci andare a mangiare? Di qua o di qua? Secondo dal 5. Te? Dal 5, perché mangia di più? Quindi la sua bocca la apre verso il 5, perché il 5 è maggiore del numero 1. Adesso Andrea, visto che ormai conosci i numeri, sai associare quantità, eccetera, eccetera, se io ti chiedessi di mettere in ordine dal più piccolo al più grande questi quattro numeri, dal più piccolo al più grande, rifai la riga sotto. Perfetto. Se invece ti dico di mettere questi numeri in ordine dal più grande al più piccolo, dal più grande al più piccolo, eh? Bravissimo. Ora invece ti chiedo di associare ad ogni numero la sua manina corrispondente. Non ci sono tutte, te ne ho messo solo qualcuna.